Gary Dwayne Payton nasce ad Oakland il 23 luglio del 1968. West Coast, baby. Nato in un sobborgo non proprio tranquillo di Oakland, diventa preda ambita di amici tossici e o spacciatori, che lo avrebbero volentieri fatto entrare nel giro. La mamma, Annie, gli ripeteva di continuo che sarebbe finito come loro, sapendo bene che questo lo avrebbe fatto reagire tenendolo lontano dalla droga, e così fu. Riusciti finalmente a traslocare per allontanarsi dalla zona calda di Oakland, il papà Al ha continuato a svolgere tre lavori per garantire un po' di soldi al figlio ed evitare che andasse a prenderseli da solo in qualche altro modo. Alla Skyline High School il suo talento e la sua aggressività conquistano tifosi e compagni. Anche il coach stravede per lui. Nel frattempo fa amicizia e comincia a frequentare un altro Hall of Famer, Jason Kidd. La chiamata di St. John's, Università di New York, pare quasi certa, ma all'ultimo il coach, Lou Carnesecca, provate a capire che origini possa mai avere, annulla l'offerta. Gary se la lega al dito, lascia decidere il college alla madre, che opterà per Oregon State. Al college il suo talento è sulla bocca di tutti, già, la bocca. Quella che il giovane Gary non terrà mai chiusa per tutta la sua carriera. Ma che dico carriera? Vita. Il suo biglietto da visita è la difesa, sfiancante, mista al suo trash talk da West Coast. E le cifre offensive non sono per nulla male, anzi, nel suo ultimo anno ha medie di 25,7 punti e 8 assist. Dominante, anche se non raggiungerà mai dei degni obiettivi di squadra. Draft 1990, seconda scelta assoluta, i Seattle Supersonics di Casey Jones, allenatore di Bird ai Celtics tra l'83 e l'88, chiamano Gary Payton. In pre-season, il rookie Gary comincia ad accendere la radio, attacca ferocemente Michael Jordan seduto in panchina con frasi pesantissime di trash talk. MJ, manco a dirlo, alla prima partita ufficiale gli dice «Non mi sono dimenticato di te, ragazzino», e gli stampa 35 punti in faccia. Benvenuto in NBA, Gary. Se pensate che Payton possa farsi intimorire da questo, vi sbagliate di grosso. I primi due anni sono un inferno. Il rapporto mai sbocciato con il coach lo fa uscire di testa. Payton non è Bird, la testa di Gary non è quella di Larry, ma neanche lontanamente. Ed il problema di Casey Jones è proprio questo. La svolta arriva nel suo terzo anno, con l'arrivo di George Karl, che dirà di lui: la sua forza era la sua capacità di esigere la vittoria, era senza paragoni. La passione di Gary era farti un culo così. Payton diventa The Glove, il guanto, per la sua attitudine difensiva grazie alla quale ti si appiccicava addosso senza darti tregua. Nel 1993 escono ai playoff solamente per mano di Charles Barkley e di Phoenix Suns, ma la stagione di punta di quei Seattle Sonics sarà il 1996. La squadra è solidissima, costruita bene ed allenata ancora meglio, con Nate McMillan, Detlef Schrempf, Sam Perkins e soprattutto Sean Kemp, The Rain Man. Il duo Payton-Kemp è stellare. Le giocate sopra il ferro, i lobby, i contropiedi sono uno spettacolo per gli occhi. Arrivano alle Finals dopo aver vinto gara 7 delle finali di conference contro gli Utah Jazz di Stockton e Malone. Si va subito sotto 3-0 contro Sua Maestà Michael Jordan e di Chicago Bulls. Ma nelle successive due gare, Payton chiede a Karl di marcare MJ. Saranno due partite leggendarie del guanto che farà vedere i sorci verdi a tutti i Chicago Bulls. La serie è sul 3-2, ma la storia non può essere fermata e le finali terminano 4-2 per Chicago. Da lì in poi, la squadra lentamente si sfalda. Karl lascia, Kemp viene ceduto ai Cavaliers in cambio di Vin Baker, tanto talentuoso quanto alcolizzato, e Payton, dopo 13 anni, 999 partite in maglia Sonics, 9 volte nel primo quintetto difensivo, unico playmaker ad aver vinto il titolo di difensore dell'anno, 7 convocazioni allo Star Game, 2 ori olimpici e migliaia di assist e palle recuperate, divorzia brutalmente da Seattle e viene ceduto ai Milwaukee Bucks. Al termine della stagione, a 35 anni, comincia la sua personalissima caccia all'anello. Nell'estate del 2003 si accorda con Karl Malone, i due andranno al minimo salariale ai Los Angeles Lakers di Kobe e Shaq, diventano i favoritissimi per il titolo. La stagione però non va come dovrebbe. Gli equilibri interni al gruppo esplodono a causa della faida tra Kobe e Shaq. E mentre Malone fa tecnicamente da collante, e detto internos non è un caso che tutto sia crollato dopo il suo infortunio,
Peyton soffre la situazione. Molte volte gli viene preferito Derek Fisher, più funzionale al gioco Lakers. Nonostante tutto, il talento è veramente troppo per non arrivare fino in fondo, ed infatti ci arrivano. Alle finali, però, arrivati al limite dell'implosione, Detroit li surclassa per 4-1. Peyton ha perso la sua seconda finale e, vista l'età ed il rendimento non certo all'altezza, cerca altri lidi dove poter puntare all'anello. Passa per Boston, dove peraltro non gioca per nulla male, ma nel 2006 torna alla corte di Shaq, ai Miami Heat. Voluto da Pat Riley, il suo compito era portare esperienza ad un gruppo relativamente giovane, non certo quello di risultare fondamentale come un tempo. Il minutaggio è ridotto e si alterna nel playmaking con White Chocolate, Jason Williams. Quei Miami Heat con Wade, Shaq, Mourning, Antoine Walker e Jason Williams vinceranno il titolo anche grazie al canestro di Peyton sul finale di gara 3, che ha consentito a Miami di portarsi sul 2-1 e di ribaltare poi la serie. Finalmente, l'agognato anello. Giocherà un'altra stagione prima di ritirarsi. La sua specialità era entrare nella testa dei giocatori. Esiste trash talk e trash talk, ma il suo modo di atteggiarsi in campo era unico ed inimitabile. Molti colleghi si davano malati pur di non dover affrontare Peyton su un campo da gioco. Non ha mai avuto paura di nessuno, il suo gioco era sempre aggressivo, faccia a faccia con il suo diretto avversario. E poi c'è quel sorriso, mix tra strafottenza ed arroganza, direttamente quello di chi viene dai sobborghi di Oakland. Da re dei trash talkers, Peyton ha sempre avuto parole per tutto e tutti, sia fuori che dentro al campo. Ma ora, dall'alto dei suoi 53 anni, si rende conto che forse avrebbe potuto evitarsi certi comportamenti. Uno dei suoi rimpianti maggiori è infatti il non aver saputo costruire dei buoni rapporti nei suoi anni in NBA, perché ancora oggi tanta gente lo schiva, vedendo in lui l'arrogante testa calda in maglia Sonics. L'altro grande rimpianto è il mancato ritiro della sua numero 20 a Seattle. La franchigia non esiste più dopo il trasferimento ad Oklahoma City e questo, se avete il coraggio di chiederglielo, gli brucia tremendamente. Non è mai stato un realizzatore puro, non ha mai sostenuto di essere un tiratore e non è mai parso che fosse il classico playmaker che sforna assist a destra e a sinistra. Non per questo non si è mai tirato indietro, si è sempre preso le sue responsabilità. La sua intensità difensiva è passata alla storia, tanto quanto la sua voglia di vincere e di non arrendersi mai. Non sono preoccupato per questo, sono nella Hall of Fame come Seattle Supersonic. Mettere la mia maglia sul tetto del palazzetto di Seattle sarebbe grandioso. I fans mi hanno seguito e supportato. So che succederà. Riavremo una squadra, presto o tardi. Posso aspettare. Penso di avere ancora un trono. Tutta Seattle è il mio trono. Se i cittadini di Seattle potessero mettere la mia maglia in cima allo Space Needle, lo farebbero. Non è che non vogliono. Questo lo capisco. Parole e musica di uno che quando distribuivano l'umiltà stava in villeggiatura nella sua West Coast. Hall of Famer 2013, Gary Dwayne Peyton Senior.